è arrivato puntuale alle 5:15 nella nuova stazione di Andria Sud. È il primo treno in arrivo in stazione d'Aruvo dopo oltre 6 anni di interruzione della linea in seguito all'incidente ferroviario del 12 luglio del 2016, nel quale persero la vita 23 persone e altre 57 rimasero ferite. Nell'incidente furono coinvolti 2 treni che viaggiavano sull'unico binario della tratta. Questa mattina la riapertura battezza anche il doppio binario e lancia un messaggio di speranza. Si fa difficoltà a decifrare che cosa prevale perché c'è un miscuglio, ecco, di emozioni. Innanzitutto il ricordo e poi ti imbatti qui nella stazione di Andria Sud incontrando tanta gente, tante persone cariche di speranza, tante persone che hanno detto sindaco finalmente, tante persone che hanno detto speriamo che davvero siano sicuri per l'eternità questi convogli, ecco, che è un po' quello che tutti si aspettano, e allora vogliamo caricare anche questi convogli in maniera un po' ideale di queste speranze, la speranza di comunità che ritornano a essere collegate tra di loro, la speranza di una città che punta al futuro e che anche attraverso questa mobilità vuole ovviamente affrancarsi da tanti anni di arretratezza, e la speranza di tanta gente che vuole riprendere le proprie attitudini quotidiane anche con questo servizio. Il costo dei lavori ammonta a 90 milioni di euro. Oltre al raddoppio della tratta Ruvo-Corato-Andria Sud e la nuova fermata di Corato Sud Ospedale, i lavori hanno interessato anche la ristrutturazione della stazione di Corato e la nuova stazione di Andria Sud.